Boia, finalmente, se ne poteva più. Da dove arrivate, eh? E sono contento. E la cosa che mi è garbata di più è il fatto che si è vinto, ma non per fortuna. Non è stata una vittoria fortunosa, quell'altro ci hanno preso a pallonata, noi abbiamo avuto un'occasione, meno male si è fatto gol. E alla fine si è fatto 3 punti, siamo portati a casa 3 punti. No, si è vinto giocando meglio degli altri. Pur non facendo una partita, secondo me, strabella, il Livorno, secondo me, ne ha fatta invece una discreta. Perché ha creato non tanto, ma qualcosa, e allo stesso tempo, cosa che di solito magari, soprattutto a Livorno, riesce poco, quando crea tanto soffre in difesa, appunto, allo stesso tempo ha fatto creare poco, o quantomeno niente di pericolosissimo, forse una barra o due occasioni al massimo all'Ascoli. Quindi buono il Livorno, veramente buono il Livorno dal punto di vista offensivo ma anche difensivo, soprattutto, cosa molto importante, dopo gli ultimi, anzi dopo tutte le partite inizia il campionato d'ora. Quindi è stata una bella prestazione che meno male poi si è conclusa al meglio, facendoci portare a casa questi tanto desiderai 3 punti e interrompendo questa striscia di non vittorie. Come tanti dicono, giocatori anche e allenatori, speriamo veramente che questo qui possa essere un punto di partenza per il proseguo del campionato, e non sarebbe male. Quindi, buono, 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 buono. Parlando più nello specifico, come sempre faccio, poi sempre faccio la partita. Allora, differenze sostanziali fra primo e secondo tempo? No. Nel senso, è stato giocato più o meno sugli stessi ritmi, chiaramente stanchezza, scordiamoci la magra sempre, quindi i ritmi, cioè proprio da tutte le squadre, proprio livello di velocità di gioco cala un po'. Forse il Livorno nel secondo tempo un po' più lezioso, magari ha concesso qualcosina in più all'Ascoli, infatti le occasioni, due al massimo, guarda, volle bene all'Ascoli, tra virgolette, tre. Diciamo appunto queste le occasioni che dicevo prima, quelle un po' più pericolose, si sono venute tutte nel secondo tempo, però per il resto, come ho detto prima, buona partita, buon palleggio, perché credo possesso palla, seppur non in maniera drastica, però non ho visto le statistiche, credo appartenga al Livorno. E niente, diciamo il Livorno che ha avuto il pallino nel gioco per gran parte della partita. È una cosa molto importante perché di solito anche quando gioco in casa, nei partiti precedenti, anche, o meglio, anche quando io o comunque il popolo, il tifo livornese ha definito il Livorno, ha fatto una bella partita. Sì, però di solito sono quasi sempre gli altri, o perlomeno la maggior parte della partita hanno il possesso, il palla, insomma il pallino, il palleggio, il gioco, gli altri. Invece stavolta Livorno, proprio anche da questo punto di vista, ne è uscito vincente, quindi buono, 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 buono. E per amor di Dio, alla fine è una vittoria, però è molto importante, quindi non è che posso essere, cioè a livello di Tony, posso fare boia, cioè sì, sono contento, però non è che si è vinto la fine della Champions League e siamo andati in Serie A, quindi si è vinto, è dovere, tra virgolette, del Livorno far così, quindi sono contento. E magari probabilmente non rende nemmeno tanto questa cosa lì a livello appunto di video, però come ho detto prima sono, cioè, molto speranzoso per il proseguo della stagione. Calmiamo la voce un attimino, stiamo calmi, cioè, fatemi parlare. Perché Diovesto? Diovesto perché anche se per ora prima di ieri hai fatto abbastanza ride, soprattutto a livello di punti che ti sei portato a casa, però dei punti. Diciamo che per quanto la squadra rimanga bella, però ho visto una cosa che inizialmente non c'era, perlomeno non era così tanta, proprio la voglia dei giocatori di portare a casa il risultato, di far sì che questa brutta situazione possa in realtà risollevarsi un po'. E quindi è una cosa che apprezzo tanto e che forse è una delle cose più importanti per me che ho visto ieri. Il fatto proprio della voglia dei giocatori, soprattutto dei singoli, soprattutto di quelli che magari sono da un po' di tempo nel Livorno, nel cercare in tutti i modi di far sì che il brutto periodo potesse interrompersi ieri. E meno male è stato così. Quindi, ora cambio totalmente discorso, perché ero passato a parlare della partita, poi sono ritornato a parlare un po' invece dal punto di vista mentale della squadra. Ieri, oltre a
dal punto di vista, diciamo, statistiche, no? Discorsi di prima partita, prima vittoria del campionato di quest'anno, bla bla bla, 29, cos'era, 29 mesi, Livorno non vinceva in Serie B, ma grazie, se non vincere la Lega per 2 anni. È proprio il discorso mentale che mi è piaciuto e che spero possa migliorare grazie alla partita di ieri. Ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire, che parlando prima mi sono un po', anzi, mi sono decisamente dimenticato, meno male mi è venuta in mente. Quindi, non è della favola, ho fatto un mischione, come spesso accade. Buono ieri, sotto direi tutti i punti di vista. Chiaramente c'è sempre qualcosa da migliorare, ma a me, soprattutto in queste situazioni qui, come già disse in precedenti video, non me ne frega niente. Cioè, sono contento uguale se si vince. Magari un po' di meno, però sono contento uguale se si vince pur giocando male. Quindi figuriamoci se si vince meritatamente, ecco. Perché ieri, come ho già detto inizio video, secondo me, non dico strameritato, ma fra le due è giusto che alla fine ne sia uscito vincente di voi. E per altre cose, niente, non mi sto a fermare sui singoli perché più o meno hanno giocato tutti bene. Forse secondo me dal punto di vista di non voglia, di vanto a corso, fra tutti ne esce vincente Diamanti. Ragazzi, questo c'ha, quanti anni ha? 35, 36, ero, me lo ricordo di preciso, ma corre mi è dannato. Piccardo poi non esce, pensavo di ok, quest'anno si prende Diamanti, questa è una parentesi, si prende Diamanti ma non ce la fa, fa tutta la partita, probabilmente a volerli bene verso il 65esimo, 70esimo fanno uscire. Che deve prendere il fatto. Invece visto corre mentre un'altra partita, anche quando in teoria non c'è da correre, tipo è capitato a volte palloni lunghi, no? E lui nonostante poi la palla alla fine andava a prendere l'ascari, è sempre a pressare. E non è che si parlava di dopo 10 minuti, si parlava comunque di quantomeno metà secondo tempo, quindi la stanchezza era già entrata in gioco, in circolo. Quindi forse fra tutti a livello di fatica, forse Diamanti, così, no, ci devo dire perché lo fa sempre, però ieri particolarmente, o forse ci ho fatto più caso io, l'ho visto veramente correre su tutti i palloni anche quando a volte non era necessario, però è di buon auspicio perché allora mi riallaccio il discorso di prima, del discorso della di tenere la maglia, il discorso proprio di mentale, di interrompere tutto, di voler vincere tutti i osti, ecco questo è una delle tante cose che ho visto ieri, per dire. Comunque, senza di niente sul proseguo del campionato e della partita successiva, su cosa può succedere secondo me, perché ribadisco, come feci la partita prima di gioco contro Lecce, dissi da secondo me c'è la possibilità di far bene, si perse poi contro 3-0, quindi non dio niente. Diciamo che però questo lasciatemelo di, se questo non è un portare male, se non i miei obiettivi, se Livorno giocasse così sempre o quasi sempre, la classifica per noi si può smuovere e direi, speriamo vivamente magari, quindi niente, speriamo bene, non scordiamoci che c'è adesso il turno infrasettimanale, dovremmo andare a Salerno contro la Serenitana, non è un campo semplice soprattutto per il Livorno, che oggettivamente meglio sempre ricordarlo perché non di vornesi medie, tipo se medie passa adesso, squadra di merda, e vinci una boia, quest'anno si può ripuntare alla Serie A, quindi soprattutto appunto per le squadre che magari per ora soffrono un po', perché laggiù può essere anche la prima della categoria, magari vinci anche però non ci vinci facilmente di solito, quindi figuriamoci se non sei la prima della categoria. Vabbè, vediamo. Comunque se non sbaglio gioco mercoledì alle 7, alle 19, quindi magari se qualcuno lo sapesse, ho controllato, non dovrei dire una cavolata. Vedo anche a che ora c'è la partita. Detto questo, ci risentiamo, credo di vederla, quindi di conseguenza poi il giorno dopo, come lo sto facendo adesso sulla partita di ieri, dovrebbe uscire il video commento, se magari qualcuno ha voglia di vederlo, ve lo dico, e anzi ve l'ho detto, e niente, vediamo un po'. Oh, se poi riesco a vederla, ci si vede come sempre al successivo, non so quando, video commento. Detto questo, bene o sì, ci si vede appunto poi. Ciao!